Benvenuti alla 32esima puntata di No Limits Sportivamente Abili, 27 gennaio 2012, data importantissima quella di oggi, in riferimento alle Paralimpiadi sono stati inaugurati gli edifici del villaggio olimpico, ma soprattutto una cosa ancora più importante da sottolineare, 27 gennaio, giornata della memoria, eh, se ne sta parlando tanto in eh, tutte le trasmissioni, in tutti gli altri tipi di, di media. È eh, importantissimo ricordare quello che eh, è successo nella seconda guerra mondiale anche perché noi che trattiamo degli sport praticati da atleti con disabilità eh, vogliamo farci portavoce di un'attenzione maggiore verso le oltre 70.000 vittime eh, disabili che ci sono state. Spesso non se ne parla, noi abbiamo voluto aprire così questa trasmissione perché ci sembra il modo migliore per onorare la memoria eh, di persone che troppo spesso non vengono inserite in questa giornata che dovrebbe essere celebrata con ancor più vigore. Torniamo a parlare di cose attinenti allo sport per atleti con disabilità. Quest'oggi è venuta a trovarci in studio la Tander Roma con coach Alessandro Marinelli. Buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti. E al suo fianco il giocatore Marco Ferrazza, un gratitissimo ritorno. Ciao Marco. Buonasera. È stata una settimana molto importante per noi dal punto di vista dei contatti sul nostro canale YouTube Sportivamente Abili dove sono presenti tutte le puntate, sia quelle dello scorso anno che quella nuova della scorsa settimana che ha inaugurato la seconda stagione eh, di eh, No Limits Sportivamente Abili, anche per i tanti contatti che ci sono stati sul nostro profilo eh, Facebook No Limits Sportivamente Abili. Allora oggi si parlerà tantissimo di Hockey in carrozzina, abbiamo anche dei filmati, però prima Alessandro con te vorrei fare quasi una preparazione alla visione, una sorta di didattica per coloro che ci stanno guardando e sentendo e che magari non sono molto avvezzi a questa bellissima, bellissima disciplina. Hockey in carrozzina, elettrica sì, innanzitutto, 5 contro 5, il resto dimmelo tu. Sì, questa è una disciplina che è nata in Italia circa una ventina di anni fa, e con non poche difficoltà siamo arrivati oggi ad avere circa 23 squadre in Italia e separate in due differenti categorie, serie A e serie B e a loro volta poi divise da eh, gironi diciamo, regionali eh, per organizzarci meglio, soprattutto negli spostamenti. In campo, sì, 5 contro 5, naturalmente i 5 che scendono in campo eh, scendono tra, grazie anche a dei parametri che vengono dati in base alla, alla forza dei ragazzi stessi, diciamo, ragazzi con patologie diverse o comunque che hanno più forza hanno punteggi sempre simili all'8, al 9, partendo anche dal 7 gli stick che sono i ragazzi che non possono giocare con la mazza hanno punteggio 1 e il portiere 1 tutto questo poi dovrebbe arrivare intorno a una somma di 18 che è il punteggio limite per poter giocare e noi giochiamo con tre mazze e di cui una che ha 9 Marco Malcotti e poi Marco Ferrazza e Marco Lazzari e come stick Daniele Lazzari e poi un portiere come introduzione mi è piaciuta tantissimo perché hai saputo sintetizzare, lanciamo subito il servizio della vostra partita e poi analizziamo questo inizio di campionato. Prego dalla regia. esempio del basket in carrozzina alla Fondazione Santa Lucia. C'è un altro pezzo della Roma paralimpica che continua il suo processo di crescita. La Thunder Roma, squadra di Wheelchair Hockey, lo scorso anno è stata protagonista di un triplete, vincendo Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto. Salutato coach De Santis, la coppia dei Franceschi Marinelli sta lavorando con un gruppo dalle grandi qualità, sostenuto da un folto ed appassionato pubblico. Il club di Patron Lazzari ha iniziato al meglio la stagione. Dopo la vittoria in trasferta con la Cocolo Padova per 7-3 è arrivato un altro largo successo contro i Blue Devils di Napoli, schiantati per 17-2. Mattatore assoluto dell'incontro è stato Bomber Malcotti, che ha timbrato per ben 9 volte. In gol anche Marco Ferrazza, autore di 5 centri, e Marco Lazzari che ha siglato 3 reti. L'attacco capitolino diventa così il più prolifico di tutta la categoria con 24 realizzazioni totali, a fronte di soli 5 gol incassati. Utile solo per le statistiche la doppietta del partenopeo camponesco. La Thunder resta a punteggio pieno con 6 punti in due gare confermando la leadership nel girone A della Serie 1. Per i gialloblu arriva ora un turno di riposo, utile per studiare i prossimi avversari ovvero Vitersport e Darko Sport Alpano. Saranno proprio due derby a chiudere l'andata e a delineare con maggior chiarezza gli equilibri del girone. Con l'obiettivo della Tanda a Roma che resta quello di chiudere la stagione regolare al primo posto per poi difendere il tricolore nelle fasi finali. Da valutare anche il livello complessivo del raggruppamento, che giudicando dei primi risultati, sembra essere meno competitivo rispetto al gruppo B, in cui Scorpions Varese, Rangers Bologna e Sharks Monza lottano per due posti. Allora questa è stata una sintesi del, dell'incontro Splendidamente vinto lo scorso sabato Vorrei far parlare Marco eh, Riguardo di questa partita Che insomma vi ha visto dilagare da subito Anche perché voi potevate schierare eh, tre mazze Contro una sola mazza del, eh, della Blue Devils di Napoli Fermo restando che continuate ad essere in vetta alla classifica E come avvio di campionato Credo che possa essere giudicato positivamente Sì una bella vittoria contro un Napoli un po' rimaneggiato In quanto c'era soltanto una mazza eh, però comunque è stata una bella dimostrazione di forza la partita si è messa subito più o meno in discesa e dopo siamo riusciti anche a dare spazio agli altri ragazzi e comunque continuando ad aumentare il nostro vantaggio è un'ottima prima casalinga nel campo del Santa Lucia Tu sei giovanissimo, lo ricordiamo, classe 93 sì. eh, quindi anche nel giro della nazionale questo... Tengo a sottolinearlo. Ti volevo chiedere mh, dal punto di vista di un giocatore che lo scorso anno ha vinto tutto quello che si poteva vincere eh, in Italia, come avete approcciato a questa nuova stagione? Se magari eh, inizialmente c'è stato un po' di, di appagamento, sai, no? quando si vince tutto, poi ricominciare eh, potrebbe essere un po' più faticoso. Sì, il rischio poteva essere quello, soltanto che noi abbiamo mancato negli anni precedenti, molte volte purtroppo, questo, tragu questo traguardo e quindi di certo non ci accontentiamo ora. Soltanto questi trofei di quest'anno vogliamo continuare su questa linea e, e speriamo di riuscire a ripetere l'impresa dell'anno scorso, anche se non sarà sicuramente semplice. Sicuramente. Continuiamo a restare nel vivo di questa, di questa partita e ci vediamo la schermata numero uno perché ho preparato una sorpresina per il nostro coach Marinelli. Possiamo mandarla in onda, eccola qui. Queste sono le pagelle che sono state eh, diffuse tramite Facebook, eccole qui. La foto del coach: questi sono i voti. Allora, li confermiamo a qualche giorno di distanza? Sì, certamente, anche perché li ho dati io, quindi insomma lì tra l'altro a caldo, quindi riguardandoli sicuramente eh, io avevo diviso soltanto il voto di, di Marco Lazzari che è il nostro capitano. Perché, perché poi purtroppo nella partita si è lasciato un po' trascinare da questa sua verve molto passionale in campo, e trascinare però ecco magari da qualche piccola incomprensione con l'arbitro e la panchina avversaria, ecco queste sono cose che io chiedo sempre ai miei giocatori che non devono accadere, ma sempre di rimanere concentrati nella, nella partita stessa. Comunque quell'otto pieno al nostro capitano c'è tutto, e il 9 e mezzo a Marinella in particolar modo vale perché è una ragazza che eh, sono a molti anni che gioca con noi e per qualche anno è stata motivata eh, di per sé o magari poi da parte di qualcun altro leggermente meno. Quest'anno ha ritrovato gran voglia di fare, sicuramente anche grazie a una sua situazione sentimentale di vita più, più, più rosea. E, e la vedo così motivata che abbiamo, gli abbiamo dato molto spazio con eh, il mister Sergio anche e siamo contenti di quello che ha fatto sicuramente. Allora vediamo i prossimi eh, passi del campionato con eh, la successiva grafica, con gli impegni sempre del eh, girone A che riguardano appunto la Tander Roma, il prossimo turno riposerete e ci sarà questo eh, incontro tra Darco Sport e Blue Devils di Napoli, tra l'altro Darco Sport all'esordio. Eh, stagionale e poi il 4 febbraio si torna in campo con eh, l'incontro con la Vitasport che è una matricola per quanto riguarda questo campionato ci fai un quadro del, eh, di questo girone Alessandro perché io chiudevo il servizio chiedendomi eh, se era possibile fare un paragone tra il vostro girone e quello comandato diciamo, da, dagli Scorpions di Varese, mettere in relazione appunto, la qualità e la difficoltà di questi due raggruppamenti? Beh, Noi l'anno scorso abbiamo fatto quello stesso girone, praticamente, in cui c'era sia Monza che Bologna, in più c'era anche Padova, un, un girone fu, fu davvero difficile, soprattutto l'inizio di quel girone, però poi da un girone così tanto difficile si arriva sicuramente più preparati sia sotto l'aspetto tattico-tecnico che l'aspetto emotivo, alle finali ci siamo arrivati... Fortunatamente di gran carriera, vincendo tutto l'anno scorso. Quest'anno, eh, non, non dobbiamo dimenticarci che, comunque, in questo girone c'è la vincitrice del, della serie A2, insomma, della serie B, che è Videsport, sì. e, e poi eh, l'Albalonga che comunque è sempre stata tra le prime quattro squadre d'Italia negli ultimi anni, quindi comunque sono due ottime squadre. Napoli purtroppo ci ha affrontato in maniera rimaneggiata, ma a Camponesco, che è uno degli astri nascenti e si conferma poi negli anni, insomma in questi ultimi due anni soprattutto, e se avesse poi a fianco a sé un'altra mazza sicuramente sarebbe una squadra ancora più competitiva. Quindi diciamo sì, leggermente più facile, però insomma... Nostra, le nostre difficoltà le troveremo sicuramente. Vediamo anche la classifica, perché poi dobbiamo fare alcune precisazioni per un calendario che eh, diciamo è abbastanza frastagliato. Noi riportiamo una classifica alla seconda giornata, ma in realtà eh, staremmo alla terza con delle gare che vengono giocate recuperate. dopo, eh, altre che vengono recuperate. Tando a Roma, a punteggio pieno con 6 punti, la Cocolo Padova segue a 3 che ha battuto la Videsport, e poi eh, a 0 punti Napoli, Albano e Videsport, ricordando appunto che. Eh, la squadra dei Castelli, eh, la squadra di Albano, ancora deve scendere in campo per eh, la prima eh, stagionale. Eh, Marco non ci saranno eh, alle Paralimpiadi eh, gli atleti del in carrozzina. Eh, era stato più o meno promesso, quantomeno a livello di esibizione, di portare questa disciplina a Londra. Tu che sei un atleta della nazionale, cosa, cosa vi hanno detto? A Rio de Janeiro ci sarà la possibilità di, di partecipare? Guarda, per quanto riguarda le paralimpiadi, appunto qualche anno fa. Ci fu comunicata questa ipotesi che poi però, purtroppo non è stata rispettata e per riguardo alle prossime parallele Olimpiadi non, non ci hanno fatto sapere ancora nulla, sinceramente. E Questo però è l'anno degli europei. Avremo mm. un impegno a giugno degli europei in Finlandia eh, dove speriamo di migliorare il quarto posto dei mondiali. E ce la metteremo tutta. Anche perché poi c'è da dire che Sergio De Franceschi, l'altro coach della Thunder, ha avuto una grande esperienza in nazionale, no? dal sì, 2001 sì. al 2005 con Mr. De Santis che è stato fino allo scorso anno allenatore della Thunder, quindi insomma in casa Thunder si crescono sia giocatori ma anche tecnici sì, per la nazionale. Si, si respira aria di, di azzurro insomma. È e comunque sicuramente ecco, Sergio è la mia grande fortuna perché avere una spalla de de della sua esperienza è qualcosa di molto positivo lui e Fabrizio sicuramente hanno dato molto a questa nazionale soprattutto in anni in cui purtroppo non, non si aveva molto nel campo vilciorochistico in Italia e lo hanno saputo sfruttare secondo me nel, nel migliore dei modi e questa di, di oggi è una gran bella nazionale allenata tra l'altro da, da Michele Ferravanti, che è un ragazzo che gioca con l'Arco Sport di, di Albano ed è, ed è un uomo di sport eh, perché poi lui è allenatore anche di calcio, insomma eh, ci sa fare anche in campo. Ma io ricordo ai nostri più affezionati telespettatori che una settimana dopo la nomina da commissario tecnico della nazionale era qui Michele Ferravanti, eh, questo sì. giusto per... Per dire quanto siamo attenti anche a questa disciplina. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, due minuti e torniamo qui in studio: basket in carrozzina, tennis tavolo e tantissime altre discipline. Ed eccoci tornati in studio sempre con la Tander Roma, apriamo una parentesi sul tennis tavolo perché lo scorso, eh, la scorsa puntata avevamo aperto la questione scazzieri per quanto riguarda eh, le riserve che eh, sono state inserite eh, nella Rosa che parteciperà alle Paralimpiadi, una, una vicenda... Uh, un po' tormentata dal punto di vista delle classificazioni. Noi siamo andati uh, proprio ad incontrare Davide in una sua recentissima gara dello scorso uh, sabato. Ci vediamo allora il contributo che abbiamo raccolto così cerchiamo di fare ulteriore chiarezza su questa vicenda. Prego dalla regia. La mia classifica, la classificazione anzi è cambiata nel maggio 2010, quando in seguito a un aggravamento della mia situazione fisica abbiamo richiesto la classificazione a livello di federazione. e Mi hanno assegnato una nuova classe, la 6. E, da allora ho iniziato a gareggiare a tutti gli effetti la nuova classe e ho giocato tutto l'anno paralimpico eh, all'interno della stessa, subendo due visite di riclassificazione che ho superato positivamente. Poi, Giunta eh, giunto ai campionati europei dopo aver ottenuto ottimi risultati. Eh, abbiamo vinto insieme a Raimondo Alecci, il mio compagno, nella gara squadre ben 10 medaglie, due d'oro, 4 d'argento e quattro di bronzo e due semifinali raggiunte. Eh, mi hanno inaspettatamente chiamato per rifare la visita di classificazione, un giorno prima dei campionati europei. Un medico proveniente da Taipei, mai visto, si è preso la responsabilità di rivedere la mia classe e di rimettermi nella mia vecchia classe, che era la 7, nella quale avevo vinto in passato nel 2005 i campionati europei a squadre e dei giochi mondiali nel 2007 in Taiwan, gli VAS Games. E la sorpresa è stata incredibile perché dopo un anno giocato nella mia classe la 6, la mia nuova classe che adesso è diventata vecchia, mai mi sarei aspettato che mi spostasse di classe, solo che questo ha comportato che mentre nella classe 6 mi ero meritatamente qualificato, nella 7 sono diventato secondo degli esclusi, a soli 20 punti dal primo degli esclusi, a un centinaio di punti dall'ultimo dei qualificati, su un patrimonio di 1600 punti. E questo perché nella classe 6 i punti che si ottenevano erano esattamente la metà rispetto a quelli della classe 7, quindi è stato come un dimezzarmi il mio bottino dei punti a parità di classifica. L'Italia è convinta di chiederla, perché già non è facile superare lo scoglio eh, per avere parere favorevole per richiedere una wild card, perché il CONI e il CIP prevede che si assegnino solo ad atleti che hanno possibilità concrete di medaglie. E la federazione, questa... Eh, questa possibilità la ritiene, eh, la ritiene valida e quindi hanno, hanno ritenuto giusto richiedere la wild card per me, come singolo atleta, e per fare la gara a squadre con il mio compagno di squadra Lecce Raimondo, che si è meritatamente qualificato nella classe 6. E poi speriamo che ce la l'assegnino perché è una decisione anche molto politica, così come è stata la mia nuova classificazione fatta a sorpresa ai campionati europei. Allora, noi chiaramente facciamo il tifo per questa wild card. Eh, faccio una piccola precisazione perché le immagini che avete visto eh, riguardano una gara di, di Davide contro un, uh, un giocatore del, del Colleferro, dotato, perché il tennis tavolo ha appunto queste rose uh, integrate. Eh, All'interno delle quali si battono eh, atleti normodotati atleti con disabilità. Per la cronaca, questa gara eh, in particolare l'ha vinta Davide con il punteggio di, di 3-0, quindi ha vinto tutti e tre eh, i set contro questo atleta di Colleferro. E speriamo che questa wild card eh, venga eh, concessa a questo atleta che milita con una società di Roma che è l'isola che non c'era, e quelle lì erano le immagini che eh, abbiamo registrato alla palestra Armellini, dove si allena. Eh, questa società. Apriamo un'altra parentesi sul basket in carrozzina perché dopo eh, l'All-Star Game di sabato tornerà il campionato: All-Star Game per la cronaca, eh, vinto 68-50 dalla selezione degli stranieri contro la nazionale italiana che però aveva molte eh, assenze eh, nella rosa. Vediamo allora cosa ci riserva il prossimo turno della serie eh, A1: Sassari-Giulianova, Rieti-Santo Stefano, Santa Lucia-Cantù, Torino-Padova e eh, Elecom Roma-Porto-Torres. Tornerà in campo anche la serie 2 dove è impegnato il Don Orione che eh, domenica ha recuperato un incontro con Gradisca di Sonso, purtroppo la squadra capitolina eh, ha perso 67 a 65, Gradisca di Sonso si è portata al secondo posto mentre Don Orione è rimasto con 8 punti al terzo posto. Questo il calendario del prossimo turno, Don Orione che ospita la capolista Vicenza, poi Gradisca di Sonso Parma e Treviso Villanova con Bergamo che riposa. E questo è il quadro della serie 2 di Basket in carrozzina. A margine di questa eh, bellissima disciplina eh, c'è sicuramente da segnalare eh, la premiazione a eh, Andrea Alberto Pellegrini che lo vedete alle mie spalle nel video vuole adesso in grafica giocatore del Santa Lucia Basket in carrozzina ma anche plurimedagliato di scherma in carrozzina sia ad Atene che a Pechino. Ebbene, Andrea è stato premiato nel eh, corso del Premio Atleta dell'Anno che è stato conferito in Campidoglio eh, lunedì scorso ed è stato l'unico atleta con disabilità, lo vedete tra i tanti nomi eh, e tra le varie discipline che sono state premiate da eh, Alemanno e Cochi in Campidoglio, è l'unico atleta disabile che eh, per grandissimi meriti è stato premiato e questo ci faceva piacere sottolinearlo. Perché queste di solito Alessandro sono sempre cerimonie molto chiuse che non si aprono anche al mondo della disabilità, però al cospetto di uno come Andrea era, era il minimo, credo. Eh, questo è molto importante, anche perché insomma, ben vengano altre manifestazioni del genere. Perché secondo me lo sport, in questo caso appunto per ragazzi disabili, è uno sport. Che ha già di per sé un, un ostacolo purtroppo talvolta insormontabile. E quindi loro, oltre la passione e la bravura, ci mettono davvero il cuore, quel cuore che poi, tante volte noi tifosi di uno sport importante come il calcio vorremmo vedere mettere in campo, soprattutto quando poi dietro si, insomma, i ragazzi che giocano a pallone, vengono anche pagati abbastanza bene eccetera eccetera invece qui si parla di sport che talvolta sono anche autofinanziati in cui è veramente la passione a padroneggiare in campo e lo fanno così bene che veramente ben vengano premi a, a tutti i ragazzi che poi arrivano anche a vincere qualcosa nello sport eh, noi lo ricordavamo la scorsa puntata che era la prima di questa stagione che il governo ha stanziato per l'attività di un anno del CIP 6 milioni di euro che è più o meno Uh, un contratto di un top player di serie A di calcio, questo per, per avere un po' le proporzioni di quello uh, di cui parliamo, perché altrimenti non si sa mai questo movimento paralimpico che chiede sempre soldi, in che stato sta, è in uno stato veramente uh, difficoltoso, tanto che lo ricordiamo a Londra si giocheranno 20 discipline, l'Italia parteciperà soltanto a 12, questo perché? Perché non si può fare settore promozionale, no? E non sempre vengono accettati questi 6 milioni di euro perché a qualche giocatore di questa, di questa città, 6 milioni sembra che siano stati in offerti, e invece purtroppo poi magari qualcuno ne offre un po' di più, però veramente quando si parla di soldi insomma viene veramente quasi da ridere perché qui si parla veramente di, di, di pochi soldi e di tante cose da fare. E, e si riescono comunque a fare, poi nei migliori dei modi, anche nel nostro, nel nostro caso, noi ci, un po' ci autofinanziamo, qualche aiuto lo abbiamo, ma comunque dobbiamo far fronte alle trasferte e, soprattutto, a comprare le, le carrozzine che servono. Perché, mai come in questo caso, secondo me il costo dell'attrezzatura per giocare è veramente elevatissimo. Una Quiki, eh, come quelle, o, o meglio, le Turbo Twist adesso costano circa 12.000 euro per ogni carrozzina. Per ogni carrozzina. No, le quiz costavano... Intorno eh. ai 10.000, 11.000. Poi, Poi insomma parliamo anche di spese di un sì. certo tipo. Marco quante volte a settimana vi allenate? Noi ci alleniamo due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, tre ore ogni volta dalle 3 alle 6 al Santa Lucia, appunto, e una volta col mister Alessandro e una volta con Sergio. Chi vi fa faticare di più? tanto non ci sente Ma... nessuno, <ride> rimane tra noi. Con Sergio inizialmente si facevano più, diciamo, miglioramento anche a livello tecnico, con il mercoledì è anche più dal punto di vista tattico, diciamo. Ok, eh, prossima schermata, numero 7, l'albo d'oro della Thunder Roma, perché signori miei, qui in studio abbiamo una delle società Uh, più vincenti nel recentissimo passato, lo scorso anno l'abbiamo detto. Uh, mutuando un termine calcistico, autore del triplete, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Scudetto, con tanto di Loghetti a testimoniarlo. Scudetto che si è aggiunto a quello vinto nel 2005-2006, e quindi uh, Tander Roma, che lo possiamo tranquillamente dire, nell'ultima stagione è riuscito a trovare una dimensione molto importante eh, perché prima si parlava. Quelcerokei, uh, okay. Scorpions, Varese. Veniva fatto questo accostamento. Invece adesso un po' le gerarchie si stanno un po' rimescolando. Fin dalla vittoria in Supercoppa dello scorso anno, no, Marco? Sì, eh, io credo che il grande merito di questa squadra sia stato che, negli ultimi dieci anni, da quando è nata praticamente, è sempre stata tra le prime quattro, è sempre arrivata alle finali. E questo però passava purtroppo anche un po' in sordina rispetto ai grandi successi di Varese degli ultimi anni. E nell'ultimo nell anno siamo riusciti a prenderci quel posto che forse ci meritavamo già da, da tempo. C'è da dire che questo, come molti altri sport, diciamo, ha realtà molto sviluppate al nord, dove si eh, diciamo, permettono anche una doppia squadra nelle serie minori, mentre al sud di Roma Napoli rappresenta una splendida realtà, però poi diventa molto problematico diciamo, ampliare a tutta Italia questa, questa disciplina. Beh Sì, anche perché come ho detto poco fa, sicuramente c'è questo primo grosso ostacolo che è anche quello de, de, dell'economia. Fortunatamente io mi sto rendendo conto che delle piccole realtà cittadine riescono ad ottenere talvolta anche un po' di più. Noi abbiamo la realtà di Albano che comunque va a rappresentare un comune piccolo nel migliore dei modi, però quindi Albano stesso come comune ha sicuramente più eh, possibilità eh, in quel caso a livello economico di... Eh, come posso dire, sponsorizzare sponsorizzate la squadra che lo rappresenta. Roma, ad esempio, ne ha talmente tante di squadre che purtroppo proprio come ultimi va a pensare a Wilhelm Su per esempio Varese, Varese è rappresentato alla, alla Grande, insomma da questa squadra e anche dal presidente Colombo che tra l'altro poi eh, fornisce carrozzine elettriche, quindi ha un vantaggio maggiore, tutto parte da lì, poi le ASL sicuramente eh, fanno il loro lavoro e se lo fanno bene viene sponsorizzato lo sport, se invece l'ASL stessa non lo sponsorizza o comunque non lo pubblicizza nel migliore dei modi facendo capire che non è solo uno sport dove un ragazzo deve spendere soldi o deve rischiare qualcosa, e bensì è un modo per uscire da casa, per divertirsi, per stare insieme agli altri. Quando le ASL capiranno che devono sponsorizzarlo in questo modo, secondo me si arriverà eh, anche da noi, anche al Sud sicuramente, ad avere altre squadre e realtà diverse, insomma. Quindi. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questi 30 minuti di No Limits sportivamente abili, ultima parentesi dedicata alla scherma in carrozzina perché proprio mentre vi parliamo è in corso la prova di Coppa del Mondo in Germania, vediamo i convocati eh, agli ordini di Fabio Giovannini con ben quattro atleti del Club Scherma Roma che sono Sarri, Betti, Cima. E Loredana Trigili, a cui si sono allegati e eh, aggregati, anzi, meglio Andrea Macri eh, delle Lame Rotanti di Torino e Andrea Pellinghelli eh, della Farnesiana di eh, Parma. Questi sono eh, gli atleti che si troveranno in Germania fino al 29 di gennaio, e poi amplieremo eh, i nostri discorsi anche con delle immagini quando torneranno qui a Roma questi ragazzi sperando con ulteriori risultati importanti perché la scherma è da sempre fucina di talenti e di medaglie. Siamo arrivati a conclusione di questa puntata, io chiaramente ringrazio i nostri ospiti, coach Marinelli e Marco Ferrazza, saluto tutti Grazie. i ragazzi della Tander che ci staranno. Uh, vedendo un ringraziamento particolare alla proprietà al presidente Lazzari che ha concesso uh, questa ospitata uh, a noi di No Limits. Uh, vi ricordo il nostro canale YouTube Sportivamente Abili, il nostro profilo di Facebook No Limits Sportivamente Abili. Potete trovare lì tutte le discussioni e i filmati di questa uh, trasmissione. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per venerdì prossimo alle ore 21, sempre qui su Gol TV. Sigla.